allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Va in scena la prima giornata di campionato, il girone B di Serie C, con Spal e Vispesaro che si affrontano per questo primo turno. Da una parte la squadra di Mimmo Di Carlo con ambizioni di alta classifica dopo l'amara retrocessione della passata stagione, dall'altra parte invece la Vispesaro di Banchieri con l'obiettivo salvezza. Fischio d'inizio dato dal direttore di gara con il primo possesso giocato dalla Spal. Prima occasione al quarto minuto in favore dei padroni di casa, calcio di punizione battuto da Siligardi, respinta del portiere Neri, poi Fiordaliso mette dentro ma l'assistente alza la bandierina, gol annullato per fuorigioco, strozzato in gola l'urlo dei padroni di casa. Immediata la replica di Valdifiori della Vispesaro con questa conclusione dalla distanza, bloccata da Del Favero. Poi passiamo al minuto 17 con Siligardi che trova l'imbucata per Antenucci, diagonale Mancino, altra ottima risposta di Filippo Neri. Minuto 34, Siligardi, imbucata per Tripaldelli, cross basso, allontana Cusumano. Dagli sviluppi del calcio d'angolo successivo, il colpo di testa di Peda che svetta più in alto di tutti ma non trova la porta. Ci prova anche Maestro con una conclusione a raso terra, bloccata da Neri. Si passa poi al secondo tempo dopo che l'intervallo non ha regalato cambi e sostituzioni. Ad inizio ripresa la munizione per Carraro, primo giallo, e poi arriva il gol che sblocca la partita con Siligardi che mette questo perfetto traversone, colpo di testa di Antenucci, deviazione decisiva di Tonucci nella propria porta, Spal che passa in vantaggio con il capitano che insieme ai compagni va ad esultare sotto la propria curva. Altra chance per la squadra di Di Carlo con questo tentativo col mancino di Tripaldelli che non trova la porta. Reazione alla Vispesaro con Silla che sbuca le spalle della difesa avversaria ma non trova il gol. Ancora Silla protagonista di questo contatto in area di rigore. Per l'arbitro non c'è nulla e lascia proseguire. La Spal poi ci prova con Orfei, tentativo debole però che viene bloccato da Neri. Minuto 80, cross in area di rigore di Valdifiori, palla che si impenna, Del Favero allontana, Di Paolo e poi in acrobazia Tonucci manda altissimo sopra la traversa. Altra chance per la Spal nei minuti finali con questo tentativo di Rabbi con il sinistro, bloccato però da Neri, e poi arriva il triplice fischio con la Spal che esulta e porta a casa il risultato.